Fox, siamo nella fabbrica dei giocattoli di Miss Happy. Una volta che l'avremo battuta, giocheremo al nascondino più epico di sempre. Gigino si è trasformato in un mostro orribile. Fox, ma hai visto che bel giocattolo che c'è qua? Visto che domani è il tuo compleanno, me lo potresti regalare? Ma scusami Gigino, ma è il mio compleanno, mica il tuo. Dovresti darlo tu a me questo giocattolo. E poi sinceramente non lo voglio. Questo qui sarebbe Miss Happy. Non lo so, ma sinceramente quel sorriso a 20 miliardi di denti mi fa un pochino paura. Ma guarda, sorride perché ho studiato l'inglese e happy significa felicità. Mamma mia, un applauso a Gigino tutti quanti. Peccato che però è scritto male, perché andrebbe scritto con la Y. Ma vabbè, non ci interessa a noi, perché la grammatica è soltanto un'opinione. Allora, dove dobbiamo andare? Perché qua, guardate, c'è Miss Happy che ci dice un qualcosa. Esce fuori, che vuol dire? Traduci, visto che hai studiato l'inglese, me l'ho detto poco fa. Vai dentro il mio negozio, oppure Elsa. Si chiama Elsa, evidentemente. Elsa? Elsa, quella di Frozen. Let it go, let it go. E io penso che per uscire dobbiamo cliccare il bottone. Clicchiamolo. Oh mio Dio. Oh, l'ho visto solo io. Aspetta che saluto anch'io. Gigino, aspetta. Allora, io non sarei così contento di salutare quella missetta e pietta. Perché io ho visto, prima che aprissimo questo portone, che ho fatto dei movimenti un po' loschi. E ho veramente paura di questa cosa. Quali movimenti loschi, scusa? Ha fatto tipo il moonwalk? No, non ha fatto il moonwalk. Però ti posso dire che mi ricorda molto Huggy Wuggy. Però guarda, se mi avvicino gli posso saltare sulla testa e non mi uccide per adesso. Vabbè, quindi è amichevole. Dai, si chiama Happy, deve essere un po' felice con noi. Eccolo, guarda. Questo è quello che credi tu, Gigino. Oh, 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 mi stai seguendo! Aiuto! Dove dobbiamo andare? Fammi strada. Usa Google Maps, non so, fai qualcosa. Ma io non credo di avere Google Maps a disposizione in questo momento. Qui ci sono delle frecce, dobbiamo andare verso di qua. Oh, aspetta, io la giro. Io la giro. No! Mentre mi aspetti, dato che io ho bisogno un po' di muovermi, che dici se mi vado a shoppare un po' la molla della velocità? Swell! Ora sì che sono il vero Flash! Ma sei Flash? Ma che bello, facciamo un autografo! E ora entrerò anch'io in questo tubo. Oh mio Dio! Ma guarda come striscia! È orribile! Eccomi! Ciao. Wow! Ma cosa c'è scritto? Sup? Cos'è sup? Non lo so, forse è sup, soup, significa zuppa. Vuole che gli dai una bella zuppa alle melanzane. Ma succa, io non ce le ho le melanzane, ho solo olive. Ma come, una zuppa alle olive? Allora, stiamo molto attenti perché qua ci sono delle dinamite veramente molto pericolose. Wow! Sono diventato Superman. Sì, vabbè, adesso ho capito che ti sei fissato tu e i superpoteri. Però Superman adesso sembrerebbe un po' esagerato. Ma quindi, dato che sei Superman, sono io la tua kryptonite? Cos'è che sei tu? La kryptonite, Gigino, quel materiale che sconfigge Superman. Ah, il ferro, ho capito. Sì, però solo se fai la zappa, se fai la pala no. Gigino, siamo su Roblox, non siamo su Minecraft. E adesso, dato che ti ho regalato i Robux per poter shoppare, non è che devi impazzire e shoppare tutto quanto in questo momento, perché dopo te li devi tenere, che ci servono per comprare le morph. Oh, le morph, che belli. Io sono un morfista professionista. Io invece sono un surfista. Faccio surf tutti i giorni. Let's go. Ma sei australiano? No, sono divertente. Anch'io, lol. No, non è vero, assolutamente no. Tu mi fai proprio pena. No, sto scherzando. Si sta trasformando in un cane. Guarda il flash che in me come salta. Ma sei il coniglio di Pasqua? Mamma mia. No, però devo dirti la verità, Gigino. Siamo veramente molto bravi. Stiamo migliorando molto, perché vedo che qua, tra questi dinamiti, non ci ha ucciso nemmeno una volta. Sono diventato un fenomeno, sì. Tu saresti diventato un fenomeno, ma secondo me è soltanto una botta di fortuna. Apriamo la porta. Wow. Ci dice che gli piacciono i beans. Cosa sono i beans? Cerca soltanto autore. Beans, allora, aspetta. No, questa è la calcolatrice. Gli piace
piace Mr. Bean. Ma in che senso gli piace Mr. Bean? Vabbè, sarà che gli fa divertire magari, non lo so. Magari c'è il pupazzo Teddy che gli fa molto ridere. Qui c'è una bella scaletta, la prendiamo. In teoria dobbiamo metterla proprio qua e dobbiamo salire sopra. Proprio come su Barry Prison. Siamo proprio degli ingegneri, posso dirlo? Sì, abbiamo studiato veramente molto bene queste hobby. Ormai le conosciamo meglio di chiunque altro. Se questo è la Play 6? No. Non credo sia la PlayStation 6, però io non mi fiderei molto, perché siamo finiti in questa sala giochi molto stretta. Ma facciamo play, ok. Aspetta, non c'è via d'uscita. Ci hanno teletrasportati nel videogioco. Ma sembra Super Mario, che bello. Ma in realtà Super Mario è molto più bello. E soprattutto non c'è un Mr. Happy che ti segue. Ah, ok, l'ho fatto esplodere. Anch'io, madonna, cos'è questo? Ci fa volare. Mi sento potentissimo. Ma io posso prendere la speed? Sì, che non posso. Vale. Vai, sbebem. E ora, aia, sono morto. Ma sei una pippa, mamma mia. Vabbè, tanto tranquillo che sempre qua sto. E qua? Aia, sono morto. Aspetta, Gino, aspetta. Vediamo un po'. Questo troppo, io non voglio. 650, ma siamo pazzi. Siamo fuori di testa, mamma. Quanto costa? 650 galloni. La peppina, allora no, grazie. Quel cane armato sta bene là. Meglio la pace e l'amore. Oh sì, qua c'è un cubo di Einstein. Il cubo di Einstein? Sì, è così che si chiama. Come si chiama, scusa, cubo di Rubik? Sì, si chiama. Oh, è incredibile, sì, si chiama cubo di Rubik. Mamma mia, l'avevo sentito dal mio amico Giuli, che abbiamo visto nel video di Minecraft, è veramente molto intelligente. Dovresti portarlo anche su Roblox qualche volta, Gigino. Ma mi sa che lui è troppo intelligente per questi giochi, non gli piacciono. Dice che tra un salto e l'altro si legge 20.000 pagine della Divina Commedia. No, ma quella l'ha fatta lui, nel senso. Dante Alighieri. Chi? Mio zio. Ok, quel porcone. Ma sono un parkourista professionista, guarda qua. E ora uso un po' di flash. Ma non vale, però, che tu c'hai il flash. Cacchio, bisognava cliccare il pulsante, non l'avevo visto. Calmati, Gigino, non ci vuole tanto, fai un bel respiro. Lo so che sei un pochino triggerato perché stai continuando a morire, ma io sono troppo forte per te. Era la prima volta che morivo in tutta la mappa. Sì, non è vero assolutamente, non ci credo. E ora guarda qua, schippo tutto. Ma sono troppo forte. Ma anche Mario fa wah! Non vedi come sono Super Mario? Guarda, ho la maglietta rossa, i pantaloni blu, sono proprio It's me, Mario. Io sono Yoshi. Metti la maglietta sei verde, oddio. Mi sa che, non lo so, ma tu che mi domande mi fai, io so malapena come mi chiamo. Aspetta, non ne sono sicuro. Com'è che ti chiami? Qualcosa che inizia con la D. Con la D? Domodossola? No, Daniele. Questa cosa non la sapevo. Comunque, mi hai spinto. Sono arrivato. E con la finalmente mia velocità adesso possiamo tirare giù la leva. Ma stiamo andando nelle cantine? Dove stiamo andando? Gigino, le cantine. So che tu le cantine le conosci veramente molto bene. Cosa dobbiamo fare? Io non lo so, non ne ho la più pallida idea. Io credo che qua, aspetta, che cosa c'è scritto qua? Jumbo Miss Happy è il nuovo super intelligente? Sono io! No, non credo proprio. Comunque credo che quello lì è un mostro gigante e credo che dobbiamo affrontarlo. No, grazie, buona giornata. Non ti puoi tirare indietro. Forza, fai vedere l'uomo che è in te e distruggiamolo. Oh mio Dio, no, ho fatto una cavolata. Non scendere, lo dico per te, aiuto. È troppo tardi ormai. Devi sparare subito a quei cadoloni che c'ha lì sopra. Mamma mia, te l'avevo detto che diventava più brutto. Era così carino prima, adesso guarda com'è diventato. Mi sto sparando delle palle, delle polpette. Io sto un attimo avendo dei problemi con la visuale. Giustamente uno con gli occhi storti può ormai vedere dritto. Aia. Sì, ma io non capisco perché ci sono dei muri e li può attraversare. Questa cosa veramente non riesco a capirla. Vabbè, avrai super poteri. Io comunque gli ho rotto un braccio. E tra poco gli ho rotto pure il secondo. Sta rotando. Ma cos'è, una trottola? Let's go. Sono anch'io Flash. Ancora per poco. Oh, e che cosa sono questi rulli? Attento che c'è un buco. Ma tranquillo, io non sono mica come te. Io vedo tutto, gli occhi da falco. E se quelli sono occhi da falco? Ma scusa, ma questi cosi rossi? Ma non ti uccido. Io ero convinto che questi cosi rossi fossero mortali. Ma no, sono delle rampe. Ok, allora chilla. E apriamo la porta e... una macchinozza. Ma
Ma che schifo, Rosa. Lo so che tu la vorresti di color verde, però c'è poco da fare. No, io so guidare, ho imparato da mio nonno. Wow! Tuo nonno infatti era uno dei guidatori più ricercati del West. Ma non perché fosse bravo, ma perché fosse un po' illegale. Ah, e tu come fai a saperlo, scusa? Tra i libri di Giulio ho letto qualcosa. Comunque, qua... Oddio, ma c'è una scala gigante, ma che cos'è sta roba? Mamma mia, dove ci porta questa scala? Però io la salirei, e qua tra cubi, triangoli, stelline. Io ho veramente paura, non è che c'è qualche altro videogioco strano? Ma siamo in Squid Game. Io dubito fortemente. Sai come si chiama in italiano il gioco del coccodrillo? Io credevo fosse del calamaro, però va bene, grazie Gigino, il tuo parere è sempre ben accetto. L'abbiamo finita! Ma era così facile. Ma non è finita qua, perché adesso dobbiamo giocare a nascondino. E ora io mi andrò ad acquistare proprio il potere per diventare lei, Miss Happy. Diventerò io questo mostro super horror. E bam, l'abbiamo scioppato. E questi sono tutti i mostri a nostra disposizione. Che sono questo? Sono un ciccio panza. Un ciccio panza con un regalo in mano? Non credo proprio, tu non vai a scuola. Io diventerò Miss Happy. Guarda quanto sono grande e possente. Posso dire, sei veramente bruttissimo. Io adesso conterò fino a 30. Tu vatti a nascondere, perché Miss Happy sta per arrivare. Dove posso nascondermi? Qua ci sono veramente tantissimi posti. Io direi che questo forse è ottimale con il super jump. Addirittura adesso c'hai pure il super jump. Vedo che sei anche molto veloce a quanto pare. Come fai a saperlo? Oh, sono andato d'intuito. In realtà è bello, perché alla fine si sblocca sempre la super velocità. Mi fa piacere, io sono nascosto. Già, non è possibile, non è possibile essere già nascosto. Guarda che in realtà sono un fenomeno a nascondini, i miei amici mi chiamano... Ti chiamano Shobe, giustamente, se sei un fenomeno. Allora, e qua mi prenderò anche io la velocità, ma sì. No, quasi no, qua... perché? Ho sbagliato, non volevo scendere. Eccomi qua, dove sei, G-Jones? Sono da tua nonna. Questo di sicuro non è un aiuto. Allora, dimmi un po', sei andato avanti? Sei nella prima stanza? Dove sei? Non te lo dico. Ma dai, perché non me lo dici? Sono esploso! God, comunque sono fra le prime stanze, dai, le prime due. Quindi sei tra le prime stanze, fammi vedere un po'. Soltanto che saltare qua è un po' difficile. Ah, sarei forse su questi scaffali? No! Perché hai urlato? No, è perché mi è morto il gatto. Ma proprio adesso? Mi dispiace. Sì, ha avuto sempre problemi, faceva troppa cacca. Oh, ma si può sapere dove sei? Sono veramente nascosto. E che cosa, Super Speed? Non si capisce proprio niente, ti giuro, non si riesce a vedere. Aiuto! Ti dico solo che ti sto vedendo. E tu eri qua dietro dall'inizio. Ma sembri una formica incazzata. Vieni qua. Ora è il tuo turno di cercarmi. Bye bye. Scegli tu il personaggio con cui vuoi cercarmi. Oh mio Dio, non c'è un personaggio più accurato per te, Gigino. Sei veramente brutto, posso dirlo? Di quello che vuoi, io ti sto aspettando, vai. È tipo una cosa come un minuto, non di più. Un minuto, va bene. Allora, nessun problema, tranquillo. È che, sai, sto facendo un attimo degli acquisti, ma nessun problema. Acquisti? Eccolo qua, benissimo. Posso dire, mi puzzi. Ti puzzo? Senti, io non puzzo. Tu puzzi come un animale, sto arrivando. Oh, come stai già arrivando? Non è passato il minuto. Questo lo dici tu. Fammi contro il cavolo, neanche io super jump. Qua sopra ci sei, no. Ma sei tipo nelle prime stanze? Ah, sono dopo il tunnel, dai. Quindi devi un attimo incastrarti in quel tunnellino con quella tua grande panza che ti ritrovi. Non so se ci riesci. Ci sto riuscendo. Ma sei da queste parti? Queste parti che cosa sarebbero? Lì dove ci sono tutte quelle ventole, tutto bello. Ok, sì, ero da quelle parti. Diciamo che ti ho visto morire come un pesce lesso. Sì, ma dai, non ce la faccio salire, dai, potresti darmi un indizio, per favore. Mamma mia, ma cos'è questo? Il nascondino con gli aiutini? Vabbè, te lo do sul tasto perché mi fa veramente pena con quel coso. Allora, prendi il jetpack. Sì, devi shopparlo, perché diciamo che forse l'ho shoppato anche io. Mamma mia, quanti Robux, 400, wow. Quindi prendo il jetpack. Wow, quanto sono figo. Dove sei? Ora devi trovarmi, buona fortuna.
da quanto tu sei un genio? Tu sei andato qua sopra, perché col jetpack puoi arrivare solo in questo. Oh, oh, no, non mi hai visto. Nico, Nico. Sono morto. Non mi hai trovato, non mi hai trovato. Ok, ragazzi, adesso gli faccio uno scherzo. Ora lui è convinto che io sono da quest'altra parte. Ma io grazie al jetpack torno indietro. Così non mi faccio trovare. Mi metterò proprio qui sopra. Ti tiro una di quelle padellate clamorose che tu non hai idea. Arrivo. Mamma mia, no, ti prego, no, ti prego, no. Tu hai giocato con il bambino vuole giocare con te. Peccato che sia un po' scemo sto bambino. Vabbè, non ti preoccupare. No, 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 ma non ti preoccupare. Ma non sei qua, dove sei andato? Boh, chi lo sa, dove sono? Io da qua non mi muovo. Guarda, non voglio neanche complicarti troppo la vita. Io da qua non mi muovo. Secondo me tu sei andato avanti. Guarda, qua c'è la porta aperta. Comunque credo di non aver mai visto una persona così scarsa nel nascondino in tutta la mia vita. È incredibile. No, 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 è passato troppo poco tempo per essere andato così avanti. Tu sei qua. Cicino, dove sei? Oddio. Guarda come la mai è preso un po' più ciccione. Comunque Cicino, io credo che adesso sia arrivato il momento di andare a fare un po' di nascondino. Ma dobbiamo cambiare anche un po' la zona. Quindi andiamo un po' nella prigione di Barry. E tu rimani là, eh. Io me ne vado, tanto non dovresti comunque. Io me ne sono andato e tu adesso non mi vedi più, eh. Io sono sparito. Sayonara. Yes. Non mi piace. Ma sei qualche problema, fatelo dire. Allora, tu non sai dove sono ora. No, ti sto cercando. Sto facendo un'accurata selezione degli angoli di questa mappa. Allora, io sono praticamente, insomma, nei condotti dell'aria. Sì, sono nei condotti dell'aria e sto avendo un attimo a che fare con degli scarafaggi, no? Devo dirti la verità, c'è uno scarafaggio veramente grosso che balla la danza della cucaracha. Mi ha preso l'altro Barry. Qua ne sono due. E io devo cliccare subito al tasto cliccato. Corro. Oddio mio. Vieni qua. Allora, tu, ecco, ok, in teoria sono salvo. No. Ehi, no. Ha. Non l'urlo. Là. Devo prendere la rincorsa, prendere fiato. Non puoi mai salire qui sopra. Sei un ciccio panza. Il ciccio panza hanno difficoltà a saltare. Non puoi saltare, non ci riesci. Allora, aspetta, uso la tecnica del vortex. Ma che tecnica è? Vabbè dai, almeno sei in forma così. Guarda, io intanto sto facendo parkour estremi. Oh, è stato il laser. Rimani giù. E adesso ti saluto, sayonara. Sono arrivato nel bagno. Tu qua non ci arriverai mai, caro Barry. Caro Gigi, non so come chiamarti sinceramente. Aspetta. Esatto, chiudi la porta. Rimani un attimo lì. Rimani. No. Aspetterò. Dimmi cosa vuoi. Devo farti un discorsetto. Cosa vuoi? Sì, però apri sta porta. Allora, lo vedi che qui c'è una linea rossa, la vedi? No. Esatto, ecco, e questa linea, se la attraversi, ti uccide, cioè ti fa proprio del male. Quindi tu rimani là dietro, no? Rimani là, cioè non fare niente. No, comunque, non attraversare, mi raccomando, non attraversare. Sì, ma sei sicuro? Perché io non la vedo, cioè non c'è proprio quel colore. No, fidati di me. Allora, senti, io ci provo. No, non ci provare. Tu adesso ti vengo a prendere, ti faccio passare tutte le feste del mondo. Qua ci sono i lavandini, dove sei? Sei qua dentro? Tanto così, vieni. Che schifo. Perché tutti i bagni sono aperti? Qua dentro cosa ma c'è? Ma non sono aperti, sono chiusi. Vabbè, ti pare di stupefacente. Sarà la puzza. Mamma mia, che... Io sono andato via, cioè non capisco perché tu stia ancora cercando all'interno. Sì, io non capisco per quale motivo tu stia ancora cercando all'interno del bagno. Cioè io sono letteralmente ancora da un'altra parte. Cioè sono proprio dall'altra parte. Sono proprio sparito. Hai preso il condotto, non ci credo. Ho preso il condotto, ho preso proprio il condotto. Non va bene. Non fregate invece, stupido
Paris. Io invece sono nei sotterranei. Voglio vedere se adesso mi trovi. Voglio vedere. E non puoi mai arrivare qui sotto. Cioè, io ho utilizzato un trick incredibile della pala e ho scavato come un pazzo. Proprio tranquillo, rilassato. Io ti aspetto, eh. Ma cosa mi aspetti? Ma dove mi dovresti aspettare? Scusa, ma non ci sei. Tu secondo me stai dicendo veramente tante balle. Posso dirlo? E tu prima cosa hai fatto? Tu mi hai detto una palla. Io non dico mai balle. Oddio mio. Ok. Ah! Oh mio Dio, c'è stato un... Ah! Ciao bel bambino. Vieni qua che ti accarezzo il culo. Aspetta. Vuoi sapere una cosa? Devo dirti... Non ti arrabbiare. Devo dirti una cosa. Una cosa che viene dal profondo del mio corazon. Io da grande avrei sempre voluto essere come te. La tua panza ha un qualcosa di bello, di magistrale. Quell'ombelico, lo chiamavano l'ombelico del mondo. E io vorrei averlo proprio come te. Quel manganello di una pregevolezza veramente incredibile. Fantastico! Quell'orologio poi di una pregevolezza veramente incredibile. Poi vogliamo parlare del cappello poi? Mamma mia, uno dei cappelli migliori che abbia mai visto in tutta la mia vita. Non sai quanto costa quel cappello, non ne hai idea. Ma davvero, dai, voglio saperlo, dimmelo. Costa ben 4,70 euro. Non lo so, non l'ho pagato io. Ah, te l'hanno dato giustamente. Comunque, non per dirti, ma la prossima volta fatti fare un po' meno complimenti, perché io ti ha seminato. Mi ha preso il tuo compagno però. Sono troppo forte. Ma tu non hai fatto letteralmente niente. Il mio piano segreto in realtà è farmi catturare, perché così diventerò io Barry e catturerò io te. Non è un piano molto intelligente. Ah no? Sei sicuro? No. Ma sei proprio sicuro? 100%. Va bene, allora sai che ti dico? Sai che cosa ti dico? Sì. Cosa mi dici? No, vieni, ti aspetto, catturami. Secondi per chiedere scusa. 3, non di più. Ok, 3 secondi. Uno, vai. 2, 3, 4, 5, 6. Aspetta, è passato il 3. Vabbè, comunque. No! Ma come sono bello! Ma come sono figo! E tu dove sei? Posso saperlo? Sono nel deserto. Sì. Nel deserto. Ma sì, non ci credi neanche tu che sei nel deserto. Ma ti stai zitto, per piacere. E se adesso mi faccio un bel giretto, dovrei vederti da qualche parte. Dove sei? Sono già scappato. Come sei già scappato? No, accetto. Questa cosa non accetto. Vieni subito qua. Ma dove mi stai cercando precisamente tu? Nelle celle, no? Dove ero io all'inizio. Dove sono tutti i prigionieri. Sì, sono lì nascosto. Cerca bene, mi trovi. Non so perché, ma ho l'impressione, ho la vaga impressione che tu qui non ci sia minimamente. Sarai forse nel bagno? No, io non sono mai nel bagno. Io cago di solito per strada. Come, in che senso? Non ti hanno mai arrestato? No, perché li arrestavo io. Marco, no, è arrivato il momento un po' di fare il mio lavoro da poliziotto scuro e John. E allora va bene, allora sarai nel dungeon. Ma mi ha preso la palla. Ma scusami, ma tu quando facevi il poliziotto... Ma cosa c'hai in testa? Buonasera, facciamo un selfie, zio Pera, vieni qua. Wow, che fighi. Oh yeah. Però non è possibile sta cosa. No, me ne vado, basta. Perché? Ho deciso. Perché? Ho deciso. Forse Barry non basta. Devo essere qualcun altro di molto più crudele. Guarda qui, sono così bello qui sopra. La mia nuova forma è molto snodata. Adesso voglio fare le mie doti da flash. Guarda qua che flash che sono, salto qui. Poi ci sono i laserini. Goditi questi bei momenti di gloria. Ma sei pure morto. Ma fai schifo, fai pena. Ma fai pena. Chiudi il gioco. Chiudilo. Cosa? Mi ha preso il laser. Chiudi il gioco che fai schifo. Chiudilo, mi pare solo brutte figure. Chiudi. Ho l'ansia da prestazione qua sotto. Oh mio Dio, cazzetta. Salta ancora. Salta, ok. Non devi saltare ancora. Salta lì. E muovi dritto.
È tutta una cosa ora, è tutta una cosa. Ora basta semplicemente saltare dentro questi buchi. È molto semplice. Sì, 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 è semplice come bere un sorso di succo alla pera. Ok, bene, bene, continua così. Adesso a destra. Sì, no, 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 vedi dritto che ci sono delle scale lì davanti. Le vedi? Bene, bene, bene. Sali, sali le scale, sali le. Sali. Sì. Sali. Tutte? Sì, 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 sì. Tante. Sali le scale. Sali le scale. Sali le. Ti ho detto che devi salire. Sono qui. Sono qui. Salve. Come va? Come va? Vieni qui. Vediamo se riesci a superarlo. Io ti guardo. Vai, finisci nello stoccaggio. Adesso non puoi più uscire. Ora non puoi più uscire. Mi sono incassato nelle scatole. Aiuto. Aiuto. Madonna mia, sei riuscito a scappare. Ma come cavolo hai fatto? Allora, signor Stork, mi puoi dare un attimo? Non riesco a salire. Cioè, io vado qua sulle scale. Ma come si fa? Ma come si fa a fare così pena? Ma devi... Cacchio, ci sono delle scale. Guardati, ma come fai a far così schifo? Oh, piano, ma poi perché ti sto aiutando? Io dovevo ucciderti. Vieni. Ora tocca a me divertirmi. Ma io voglio, mamma mia, tanto io lo so che io subito lo finisco. Perché io sono un pro players. Io sono il migliore del mondo. Beh, vado ad andare avanti. Perché tanto sono già il miglior pro player del mondo. Cioè tu ma cos'è quella, la nonna del poliziotto? Cosa c'è? Ah, ma non c'è più. Ah, ok, chill. Io salgo qui. Salgo qui sopra, perfetto. Dove vai? Aiuto, muoviti. Sono riuscito a scappare giusto in tempo. Mi fa un po' male la schiena. Cara nonnina, io qui proseguo, cioè sì. Non ho difficoltà, zero difficoltà. No, non per dirti, ma da quanto sto aspettando mi sono addormentata. No, ma secondo me se aspetti un altro po' muori di vecchiaia, non vorrei dirtelo, ma sai. Hai ragione, hai ragione. Quasi quasi cambierei personaggio fossi in te, perché non vorrei che magari, sai, possa succedere qualcosa di brutto. Ma che cosa, ma la smetti che tanto mo che mi vedi inizia a ballare dalle feste perché non vedevi l'ora? Non è vero, sbrigati! Dormi nonnina mia, che è arrivata una certa ora. Sono circa le 10 di mattina, cioè volevo dire di sera. E dovresti proprio dormire. C'è la fatina dei denti, nonnina. Dove sei? Sei entrata? No, 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 dove sei? Non ci sono, non sono da nessuna parte. Perché la gabbia aperta? La guarda che? Qua. La chi? La cella. La tua ma? No, vieni, no, vieni subito. Ma perché non devi trattare male il tuo nipotino? No.